Lunedì 23 maggio all'Auditorium Paganini si è tenuta, per la prima volta, la celebrazione dell'anno accademico 2015-2016, in alternativa alla tradizionale cerimonia di inaugurazione organizzata dall'Università di Parma. È stata l'occasione per fare un bilancio degli ultimi 2 anni e presentare un'opera inedita, tradotta anche in inglese e curata dalla professoressa Cavalli. Università di Parma, un millennio di storia. Il futuro dell'Ateneo pare legato a 2 realtà, la neonata associazione alumni e amici dell'Università di Parma e la fondazione che si occuperà di sostenere economicamente le varie attività accademiche. Io credo che quando un'istituzione, come in questo caso l'Ateneo di Parma, si riprogetta, si rifonda, si rilancia, ecco, abbia bisogno anche di momenti in cui vi sia una chiamata un po' di tutti dal punto di vista dell'appartenenza a una community, a un qualcosa che condividiamo tutti. Mi sembra che sia andato bene, per l'università è stato un fatto positivo perché c'è stato un grande aumento delle immatricolazioni, quindi questo è positivo perché vuol dire che l'università mantiene una sua attrattività anche al di fuori del perimetro del territorio di pertinenza, quindi questo è un fatto positivo. Nel suo intervento il rettore Borghi ha sottolineato l'aumento del 22,5% degli iscritti in 2 anni e ha parlato del futuro dell'Ateneo strettamente legato a progetti come i poli dell'innovazione, Master Campus e la riqualificazione di alcuni spazi. I protagonisti di questa prima celebrazione sono stati i professori e il personale tecnico-amministrativo. L'anno prossimo sarà coinvolta nella celebrazione dell'anno accademico l'altra grande componente dell'Accademia, che sono gli studenti. Quindi una grande festa al campus in questo periodo, organizzata dagli stessi studenti con l'aiuto dell'Ateneo per festeggiare l'anno accademico, in questo caso 16-17. È uno dei passaggi di innovazione di tutte le cose che oggi dirò e farò vedere, quello che abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo, a seguito delle quali io posso affermare con tranquillità che l'Ateneo di Parma, l'Università degli Studi di Parma, è stata completamente riformata, è stata completamente rifondata, avendo messo al centro lo studente.